Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare la trailer reaction del film live action del Re Leone, diretto da Jon Favreau. Voi però questa reaction la vedrete domani perché questa sera usciranno il video sul Black Friday. Insomma, seguire la lore dei video è un po' un casino, ma comunque bande convenevoli e partiamo subito con la reaction perché sono veramente stra curioso. Via. La savana c'è, almeno è quella. La CGI qui è figa, già nel Libro della Giungla. Tutto ciò che è illuminato dal sole. Luca Ward. È il nostro regno. Fa Mufasa? Ma il periodo di reggenza di un re sorge e tramonta come il sole. Un giorno. Sto pezzo! Diventerà su tuo padre. E sorgerà sul nuovo re e sarai tu. Wow, è bellissimo. Però l'hai fatto uguale, fa così strano. Ok, teaserino classico, si vede poco. Ricordalo. Agosto 2019, la prima data in inglese e americana mi sembra che era 19 giugno, quindi boh, andrò ad aggiornare l'articolo. Teaser corto, si è visto praticamente zero, però la storia del Re Leone la conosciamo tutti, quello che abbiamo visto già mi basta. Sarei stato curioso di vedere Timone e Pumba, che sono quelli che un po' che più mi incuriosiscono tra tutti i vari personaggi, anche Zazu. Che dire, questa trend che ha lanciato Disney di portare in live action i film classici di Disney, tra cui La Bella e la Bestia, Il Libro della Giungla, sinceramente non è che mi faccia impazzirissimo, soprattutto perché siamo in un periodo dove continuiamo a vedere remake, trasposizioni live action, sequel che nessuno chiedeva. Alcune cose sono fatte bene, alcune cose mi sono piaciute, altre un pochino meno. Però il Re Leone è indubbiamente il Re Leone, quindi andrò a vederlo, anche perché sembra fatto molto bene e praticamente paro al cartone animato, un po' come La Bella e la Bestia era paro paro al cartone animato anche lì, sperando che come nella Bella e la Bestia non allunghino con roba inutile che non vuole e che non serve a niente. Teaser molto carino, la CGI è mostruosa, ma era già molto molto bella e fatta bene già nel Libro della Giungla, che comunque non mi era dispiaciuto tantissimo. La Bella e la Bestia mi era piaciucchiato, però aveva delle cose veramente no, perché come con tutta la parte che avevano allungato non mi era piaciuta per niente. E nulla, mo aspettiamo agosto 2019 per rivedere morire Mufasa per l'ennesima volta, dopo che abbiamo pianto quando hanno ridato il Re Leone al cinema un paio di anni fa in occasione dell'anniversario. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi invece con un commentino qui sotto. Siete d'accordo con questa fase di Disney di fare remake dei classici in live action finché non mi fanno Basil l'investigatopo? Per me tutto sono merda. Io voglio Basil l'investigatopo in live action perché è il classico Disney più bello di tutti secondo me ed è il più sottovalutato di sempre, film incredibile. Comunque dopo questa piccola parentesi torniamo alla chiusura e fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale, insomma le solite cose, e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video.